Sono una spara clasciata? Sono di fronte alla finestra, infatti mi vergogno un po', ma tanto insomma non è che ho tanta gente, il primo palazzo è molto lontano. Io è la prima volta che faccio questo, un tag, in assoluto, questo tag, un tag. E c'è questo tag che gira sul matrimonio, My Wedding Day, che insomma sono una ventina di... non mi ricordo quante domande, però insomma, carino, mi è piaciuto. L'ho visto da Sweet as a Candy, che è una politica piccina, si chiama, a cui... no, non sono iscritta al canale, voglio iscrivermi al canale perché mi piace molto. Una ragazza giovane che sembra però un po' più grande della sua età, ha tre bambini, insomma molto carina, ma che spero, molto, è famosissima, quindi la luce è stranissima, sono proprio, vabbè, da lontano. Allora, cominciamo, domanda numero uno, quanto tempo, quindi sono scritta, quanto tempo è passato dalla proposta di matrimonio? Allora, il mio matrimonio è venuto dopo il primo figlio, noi abbiamo convissuto per tanti anni, e c'è stato un periodo di rottura e vabbè, questo però prima del primo figlio, insomma quando Dario, il nostro primo figlio, aveva un anno, insomma abbiamo deciso di sposarci e Dario era nel 2009, ci siamo sposati però ci siamo sposati nel 2011 perché Dario ha fatto nel 2010 a novembre un anno e poi noi siamo sposati il primo luglio del 2011 e la proposta, cioè non è stata una proposta. Ci siamo detti ci sposiamo, sì ci sposiamo, ma sì sposiamoci. È così. Sei stata aiutata dalla famiglia o dal wedding planner? Allora, il mio matrimonio col wedding planner non c'ha niente a che vedere. Sono stata aiutata dalla famiglia, dagli amici. Il mio matrimonio è stato organizzato proprio alla buonissima. Matrimonio religioso civile, matrimonio civile. È stato molto carino perché comunque a Roma ci sono dei posti per fare matrimoni civili molto carini. Noi siamo andati in una villa, si chiama Villa Lais, è una casa del comune, una ex villa dentro un parco, verso l'inizio di via Tuscolana, ed è molto molto carina. Noi abbiamo fatto il giorno del matrimonio e il giorno dopo la festa, perché l'avevo fatta insomma poi in un paesino. Ma c'è un'altra domanda forse, vabbè comunque abbiamo fatto un altro paesino a Fianello vicino a Roma e abbiamo affittato la scuola del paese che non è stata frequentata e che comunque questo paesino molto carino, piccolissimo, con tre anime, con una rocca stupenda nella Sabina. Appunto abbiamo deciso di farlo lì. Matrimonio in grande o con pochi intimi? Allora, con pochi intimi, allora il giorno del matrimonio eravamo veramente pochi intimi, erano i miei genitori, sì, ok, ho avuto un gran gap, i miei genitori non c'erano, c'erano né i miei genitori né i genitori di mio marito, perché sono tutti praticamente, e quindi vabbè, però c'era insomma, la mia famiglia, quindi mia sorella, mio cognato, mia nipote, la sorella di mio cognato, quindicina, ventina forse massimo, tanti bambini, ed è stato carino perché dentro questo parco è stato carino, e poi dopo siamo andati a festeggiare in un bar, subito dopo, gestito da un cinese davanti al parco, e è stato veramente rilassato, carino, mi sono collegata con Skype con una mia adorata amica che vive a Chicago, che non ha potuto venire, insomma è stato molto 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 tranquillo. All'aperto o al chiuso? Allora, ci siamo sposati il primo luglio. Ah no, 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 ho saltato la domanda. Sorry. Quali erano i colori del matrimonio? Verde, cioè nel senso il mio vestito era verde, Massimiliano era chiaro, aveva un vestito, cioè erano i colori della terra poi alla fine, perché abbiamo fatto il matrimonio in campagna, noi vestiti con i colori, Massimiliano un vestito di lino marrone molto bello. Insomma, i colori della terra poi alla fine, i fiori del campo, insomma, molto belli. All'aperto o al chiuso? All'aperto, curiosamente, primo di luglio, primo e 2 luglio, cioè primo luglio del matrimonio, cioè il 2 luglio della festa, all'aperto, curiosamente. Avete scritto voi le vostre promesse? Noi le nostre promesse non ce le siamo scritte, anche perché comunque la matrimonio ci
civile non puoi dire le tue promesse. E, anzi, ci siamo scambiati gli anelli, perché abbiamo deciso noi, infatti ce l'abbiamo, anche se sì, anche se al matrimonio civile non so, con i tuoi diritti e buonanotte, invece la signora che ci ha celebrato è stata molto carina. Quindi le nostre promesse ce le siamo fatte guardandoci in faccia, guardandoci in viso, parlandoci, già le sapevamo. Cioè, le nostre promesse ce le siamo fatte da tanto tempo. Vi siete visti prima del matrimonio? Eh beh sì, stavamo a casa tutti insieme, insomma, mio marito e il mio bimbo. Fotografo cameraman. Allora, io ho la mia cognata acquisita, che praticamente è bravissima, una fotografa bravissima, quindi mi ha fatto tutto lei, mi ha fatto addirittura un book di fotografie che io adesso ho in cantina, e che spero che non sia rovinato, perché sono una disgraziata, ho ancora tutti i libri in cantina da tantissimo tempo. Respiro, scusate, ma periodaccio. No, non dico che fa caldo, perché è un caldo umano, nel senso, io posso andare in Sicilia, quindi il caldo c'è. Non, io non dico che sto male, svenendo, che ti cerco, ti spoglio, eccetera. Vabbè, ritorniamo. Fotografo, camera, ma ne sono due, insomma, sono stati tutti gli amici che ci hanno aiutato. Quale trasporto? Non mi ricordo. Sono andati con la nostra macchina. Con la macchina di mio cognato. Vabbè, comunque siamo andati tutti insieme. Qualcosa di nuovo, di vecchio, di prestato e di blu. Questo l'ho rispettato, perché qualcosa di nuovo mi hanno dato un braccialetto. Qualcosa di vecchio, no scusa, qualcosa di nuovo, avevo tutti i fiorellini che avevano l'acconciatura nei capelli. Qualcosa di vecchio era il vestito, perché era vecchio usato, poi lo prenderò. E qualcosa di prestato, un braccialetto, e qualcosa di blu, avevo praticamente ai piedi una cosa, un braccialetto blu che non avevo prestato, quindi rispettato questo. Com'era il vestito? E qui fare il tesoro. Il vestito, allora, il mio pandemone è stato no low budget, molto di più. Quindi, essendo stato low budget, il mio obiettivo era, io non volevo il vestito bianco, perché bianco c'era poco, e quindi ho scelto un vestito verde lungo di questa stoffa verde bellissimo che avevo, con queste roselline meravigliose. In testa avevo tutte roselline con i capelli lunghi, quindi avevo un po' di concettina, i capelli tirati su, ero veramente un amore di ragazza, ma non ho forza, scusate, non ho forza. Questo vestito l'ho comprato, io lo so che molti arricciavano il naso, però io questo vestito l'ho comprato a Via Sannio. Via Sannio è un posto di Roma, perché giustamente non lo conoscesse, dove si vendono vestiti usati, e non solo, ma c'è un banco vintage dove io vado da anni, dove mi sono comprata con gli anni 50, dove mi sono comprata delle cose meravigliose, e ho detto vado lì. C'erano milioni di vestiti da sposa bianchi, antichi, meravigliosi, veramente meravigliosi. Fino a che io non ho visto questo, ho detto me lo provo. Quello stile impero a me è sempre piaciuto, quindi il taglio sotto al seno, poi il taglio sotto al seno, insomma. È stato amore a prima vista, l'ho provato e l'ho pagato. Volete sapere quanto ho pagato il mio vestito del matrimonio? Volete sapere? 5 euro. E la signora mi ha detto, io l'avevo messo 5 euro perché non ci ho mai pensato a quanto fosse bello. Visto su di te, dice, io l'avrei messo a 50-60 euro. Mi ha detto, meno male. Che, insomma. Vabbè, quindi questa è stata la cosa più bella in assoluto. Descrivi il bouquet. Il bouquet, allora, se io me lo ricordo bene, il bouquet me l'ha pesato per mia sorella, ha fatto praticamente un giro di fiori di rose bianche con delle decorazioni verdi che richiamavano praticamente il sopra del vestito, ed era bellissimo.
canzone con cui sei entrata. Non sono entrata, nessuna canzone. Ovviamente mi facevano pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa mentre entravamo, però insomma, proprio con la voce. DJ o band? DJ, c'era l'ex ragazzo di mia cugina e mia cugina soprattutto che ha organizzato tutto, un video spettacolare con le nostre foto, lei cioè, ha fatto una cosa, ci cioè, ha fatto una sorpresa, io ero in lacrime, il giorno della festa è stato meraviglioso, festa fantastica, anche con la pioggia che poi è arrivata all'ultimo minuto perché noi abbiamo fatto, abbiamo cucinato non si sa quante cose meravigliose. Di tutto e mi hanno aiutato mia sorella, mia cognata, la suocera di mia sorella che insomma è una nonna acquisita, mi hanno fatto un banchetto. E, abbiamo però fatto anche la carne alla brace e l'ultima salsiccia che abbiamo arrostito ha cominciato a piovere, ma lì è iniziato il panico di divertimento perché eravamo tutti dentro questa scuola e abbiamo cominciato a ballare con i pazzi. Molto spumante. Avete ballato con quale canzone? Allora, no, c'era una canzone di Simple Red, c'era la nostra canzone, ce l'hanno messa e noi abbiamo ballato. Descrivi la vostra torta. La vostra torta era gigantesca, piatta, torta di frutta, semplicissima ma buonissima. È andato tutto come previsto? No, è andato meglio perché io non me l'aspettavo. Abbiamo organizzato un matrimonio veramente con poco, bucolico, molto bucolico. Io però ho messo dei tool, insomma, c'era un allestimento, però era tutto una così naturale, le persone così naturali. Mi piacerebbe mettere delle foto, perché poi ecco, in questa scuola dove in questo paesino viene usata solo per le votazioni, è rimasta una cabina elettorale. E i miei amici hanno messo un... vuoi che sei sicuro che abbiano fatto la cosa giusta, sì o no? E vai a votare, quindi la gente entrava dentro, c'erano scritto dei bigliettini, io ho ancora un vaso pieno di bigliettini, di cose scritte durante la festa, di quello, cose fantastiche. Dopo il ricevimento abbiamo dormito, perché questa mattina abbiamo scelto perché c'era la casa dei genitori, dei suoceri di mia sorella, dove siamo andati da sempre, e quindi abbiamo dormito tutti insieme. Descrivi la luna di miele. La luna di miele l'abbiamo fatta io e mio figlio, cioè io e mio marito e mio figlio, in Croazia l'estate, cioè subito dopo una settimana mi sembra che siamo partiti, è stato un viaggio meraviglioso. Il momento peggiore è quello migliore, il momento peggiore è stato in cui ha cominciato a piovere, quindi lì mi è venuto un attimo di panico, i bambini giocavano fuori, le cose da mangiare, noi avevamo già i piatti, eravamo così di andare fuori. Panico, i gazebo prestati da mio zio, insomma, panico, poi alla fine invece la cosa migliore è stata proprio entrare dentro e balli, gente ubriaca, però non ubriaca molesta, ubriaca brilla, felice. Io mi ricordo il giorno del mio matrimonio ed è stato anche detto da quasi tutti, come insomma, un giorno, due giorni di festa, proprio bella, allegria, comunione, nel senso di proprio di stare insieme. È stato proprio un bel matrimonio. E lo auguro a tutti, un matrimonio così bello. E, vabbè, un saluto, se ce la faccio partiamo per le vacanze, non lo so, mio figlio ha la febbre, però ci mettiamo tutta. Questo si deve tagliare qualcuno, io non so chi taglia. Vabbè, pensavo, non so appunto se ha usato una bimba, non so se è sposata, comunque tanto dolcericcia perché è una ragazza molto simpatica che insomma chiunque vuole poi, chiunque vuole. Dolcericcia e i suoi meravigliosi capelli. Ciao!